ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Ancona si candida a diventare, per il versante adriatico, dopo Venezia, un riferimento nell'arte, allargando la propria rete a grandi professionisti di fama internazionale al fine di creare un circuito di grandi opere e opportunità per il territorio. È stata da poco aperta nella città dorica la mostra Cose dall'altro mondo, da Monet a Picasso, che riunisce i più importanti nomi e opere degli artisti dell'Ottocento e Novecento internazionale. I capolavori esposti nel nuovo spazio culturale della Pinacoteca Civica Podesti arrivano dalla Johannes Art Gallery e vi rimarranno fino all'8 gennaio 2023. Rappresenta il punto di arrivo di un percorso che abbiamo fatto con la riapertura della Pinacoteca, la sua riorganizzazione e con la prima grandissima mostra collettiva di arte che ospitiamo, e quindi con il posizionamento della nostra Pinacoteca a fianco dell'altro centro culturale che abbiamo di livello nazionale, che è la Mole Vanvitelliana. Questo è un punto d'arrivo per la città perché abbiamo seguito una precisa strategia per arrivarci, però è anche un punto di partenza perché in questo momento Ancona si è assunta la responsabilità di essere un grande capoluogo ricco di cultura e dunque è il punto di partenza per una programmazione sempre più ricca. Ecco, quali sono i progetti in cantiere e come evolverà? Quali i prossimi appuntamenti? Per quel che riguarda lo specifico della Pinacoteca è la realizzazione di una parte nuova di allestimento che seguirà l'ordine cronologico della grande arte adriatica. Noi non pensiamo spesso al fatto che la Pinacoteca di Ancona lungo la costa adriatica è probabilmente il museo di pittura più importante che ci sia da Venezia in giù fino alla Puglia, e quindi questo ci dà un'altra responsabilità che è quella di raccontare l'arte adriatica. Poi l'idea è quella di predisporre nell'arco dei prossimi 2 anni altrettante mostre di questo rilievo. Accanto a questo naturalmente poi c'è tutta la programmazione della Mole Vanvitelliana, che è già una programmazione di livello nazionale che porta dei direttori artistici, e questo ci rende importanti ma soprattutto ci mette al servizio di un ampio territorio come quello centro italiano che ha bisogno di tanta attività culturale. La collettiva esposta nel bellissimo spazio ristrutturato della Pinacoteca raccoglie le opere di grandi artisti del secolo scorso e il precedente. Si possono apprezzare da Monet a Warhol, passando per Degas, Rodin, Pizarro, per arrivare al grande Picasso, fino alla pop art di Roy Lichtenstein, per la prima volta nella regione Marche. Nel momento in cui il museo di una città non si chiude su se stesso, ma lavora molto sulle relazioni nazionali e internazionali, noi abbiamo scelto una figura come Stefano Zuffi come curatore di questo specifico periodo di lancio della nostra Pinacoteca, proprio perché lui, oltre a una grandissima competenza storico-artistica, Stefano è uno dei più grandi storici dell'arte italiani, ha anche naturalmente una rete di relazioni e si intessono tutta una serie di rapporti che permettono questa circolazione di opere. Una cosa di cui andiamo, devo dire, particolarmente fieri è che questa mostra, che è una specie di compendio dell'arte dell'8 e del 900 in opere di grandissimi maestri, porta in un territorio come quello marchigiano degli artisti che difficilmente si vedono nelle Marche.